Signore e signori, buonasera. In diretta dalla Chiesa Santa Maria dell'Arco, vi diamo il benvenuto al concerto di Natale dell'Orchestra da Camera di Messina, diretta dal maestro Marco Alibrando. All'alba del 28 dicembre 1908, in soli 37 secondi si scatenò una delle più grandi catastrofi naturali della storia. Un terremoto di intensità 7.1 della scala Richter, con epicentro nello stretto di Messina, distrusse la città siciliana e gran parte del capoluogo calabrese. 112 anni dopo quel sisma, che secondo le stime dell'epoca fece tra le 80 e le 100.000 persone morte e causò circa 100.000 sfollati, ci ritroviamo insieme a farne ricordo, piangendo i nuovi morti e anelando con speranza alla rinascita. La musica racconta una memoria mai sepolta, una preghiera condivisa che si apre idealmente a orizzonti nuovi all'interno di questo spazio sacro, la chiesa dedicata a San Francesco di Paola, patrono dei naviganti e dei pescatori. L'Associazione Orchestra da Camera di Messina, costituita nel 1974, grazie al lodevole impegno di un gruppo di giovani musicisti messinesi, si è arricchita in questi anni di numerose e significative esperienze musicali e oggi costituisce una delle espressioni più interessanti della cultura musicale messinese, mantenendo la vocazione a offrirsi come strumento di conoscenza e diffusione della musica colta in tutti quei luoghi che per ragioni di marginalità territoriale restano esclusi dalla fruizione di musica classica e presso tutte quelle fasce sociali solitamente lontane o poco motivate alla scelta di tale ascolto. Sono oltre 500 i concerti realizzati in più di 40 anni di attività e 200 i titoli di repertorio scelti tra le opere più rappresentative delle stagioni più feconde della musica strumentale italiana ed europea. Buonasera. Il primo brano in programma è il Concerto Grosso, opera 6, numero 8, fatto per la notte di Natale di Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli fu uno dei più importanti compositori del periodo barocco e sviluppò in maniera notevole la forma musicale del concerto grosso. Tra le sue composizioni troviamo infatti una raccolta di 12 concerti grossi, 8 da chiesa e 4 da camera. Tra gli 8 concerti grossi da chiesa, uno in particolare, proprio quello che ascolteremo tra poco, è stato scritto per Natale. Si tratta del Concerto Grosso in Sol minore, opera 6, numero 8, composto da Corelli presumibilmente nel 1690 per il giovane cardinale Pietro Ottoboni, che a Roma era il suo protettore più importante, ed eseguito in occasione della tradizionale cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del Pontefice. Ma solo nel 1714, a un anno dalla morte quindi, i suoi concerti grossi videro la stampa. Lo stesso frontespizio del manoscritto reca l'iscrizione fatto per la notte di Natale. Questo concerto è strutturato in 5 movimenti: vivace grave, allegro, adagio, allegro, adagio, vivace, allegro, pastorale. Il quarto movimento, vivace, che normalmente sarebbe il finale, è molto breve, così offre lo spazio a un quinto movimento di considerevole durata, un allegro, il cui vero cuore è la pastorale, dall'andamento sereno che evoca idealmente i suoni dei pastori al presepio. L'organico è quello tipico dei concerti grossi corelliani, in cui è previsto un concertino formato da due violini e violoncello e un concerto grosso a quattro parti, due violini, viole, basso continuo, che possono essere raddoppiati ad libitum a seconda delle circostanze. Questo concerto e in genere tutta la produzione di Corelli influenzerà tutta la musica europea del Settecento e soprattutto quella di Antonio Vivaldi e di Georg Friedrich Händel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Marco Alibrando, giovane talento messinese dalla brillante carriera, dal 2014 a oggi è stata una presenza costante alla guida dell'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Già allievo e assistente di grandi maestri, tra i quali Ivan Fischer, ha diretto le orchestre di molti teatri italiani e stranieri, in alcuni tra i festival più importanti. Dal 2021 sarà il direttore musicale della compagnia lirica Voce all'Opera di Milano. Secondo brano in programma di Giuseppe Tartini, la sonata pastorale per violino solo e basso continuo nella realizzazione orchestrale di Ottorino Respighi. Giuseppe Tartini, figura complessa e multiforme di virtuoso del violino, fu perfetto musico, nell'accezione che gli antichi attribuivano ai musicisti che riunivano insieme competenze musicali, teoriche e pratiche. Occupa un posto a sé, fra le sonate, la soave pastorale in La maggiore, pubblicata nel 1734, in aggiunta alle altre 12 sonate per violino e violoncello o cembalo dell'Opera 1. Sua caratteristica è di esigere la scordatura del violino, che deve avere le due corde più gravi accordate un tono sopra il normale, quindi mi, la, mi, la. Ne deriva una sonorità particolarmente armoniosa nella pastorale finale che dà il titolo all'intera sonata. È proprio del 1908 la trascrizione di questa sonata pastorale da parte di Respighi, della cui cospicua e diversificata attività diviene parte integrante. Si può ritenere a buon diritto che il lavoro sulle sonate antiche di Respighi fosse alimentato da ragioni di poetica e curiosità culturale, non meno che dall'occasione di ampliare il repertorio. Non è infatti da dimenticare che in quegli anni la principale occupazione professionale di Respighi fosse quella di violinista e di violista in Italia e all'estero. L'idea di Respighi consisteva nell'approntare un repertorio vario di sonate del primo Settecento da poter diffondere attraverso concerti ed edizione a stampa. La selezione, effettuata sulla base delle conoscenze storiche dell'epoca e delle fonti originali allora disponibili, innanzitutto nella ricca biblioteca del Liceo Musicale di Bologna, rivela la sensibilità del compositore, competente violinista. Thank you.
Il maestro Antero Arena, che abbiamo appena ascoltato come solista, dopo la formazione strumentale romana e il diploma con i maestri Arrigo Pelliccia e Claudio Buccarella, ha conseguito il diploma internazionale di violino presso l'Accademia Superiore di Musica di Biella, quello in viola e la laurea in letteratura, musica e spettacolo. Si è perfezionato con musicisti di fama internazionale, in particolare Carlo Chiarappa al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Lugano, e ha eseguito centinaia di concerti in Italia e all'estero e inciso diversi CD. È stato insignito di importanti premi internazionali, fra i quali il Premio Professionismo 1996 alla carriera, il Premio Internazionale Città di Messina 2001 per la sua attività e quello internazionale Elio Vittorini 2005 per la musica. È titolare della cattedra di violino presso il Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina. Il terzo brano in programma di Jean-Marie Leclerc, suite d'orchestra dall'opera Scilla et Glaucus. Jean-Marie Leclerc, puro prodotto del XVIII secolo, era al crocevia di stili, coltivando un'arte virtuosa che mescola melodie francesi e virtuosismo italiano di Corelli e Vivaldi. Leclerc, conosciuto come un virtuoso violinista e considerato il padre della scuola francese, all'età di 49 anni iniziò la sua prima e unica tragedia lirica, Scilla et Glaucus, creata all'Académie Royale de Musique nel 1746 e rappresentata 17 volte con grande successo. Un'opera fulminea, fortemente influenzata da Rameau. Nella più grande tradizione francese, quest'opera combina sontuosi numeri di effusioni sentimentali con spaventose scene di rabbia e terrore, in cui l'orchestra gioca un ruolo folgorante. Un vero capolavoro, Scilla et Glaucus ha lasciato un segno forte nell'opera francese, ma fu riscoperta solo negli anni Ottanta da Gardiner a Lione. La storia narra la leggenda, a noi messinesi nota e cara, ambientata nello stretto. Per conquistare l'amore della bella e casta Scilla, Glauco chiama in soccorso la maga Circe, ma questa si innamora del giovane, trascinando il trio in una spirale implacabile e drammatica che finisce con la tragedia per tutti e la metamorfosi di Scilla in una roccia mortale. Bellissima partitura, con cori e balli irresistibili, dove il virtuosismo serve una trama avvincente e spettacolare. Tutti e nove i brani dei balletti che introducono gli atti sono stati raccordati poi dallo stesso Leclerc nella splendida e virtuosistica suite che ascolteremo.
Carmelo Chillemi, nato a Messina nel 1964, è figlio d'arte. Inizia giovanissimo lo studio di pianoforte, strumentazione per banda e composizione, sotto l'attenta guida del padre Salvatore Chillemi e dell'illustre maestro Giovanni Pennacchio. Dopo il diploma al Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini di Pesaro, completa la formazione con gli studi di musica corale e direzione di coro al Niccolò Piccinni di Bari. Ha insegnato presso i conservatori di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo e dall'anno accademico 2001-2002 è titolare della cattedra di composizione presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, del quale nel 2010 è stato vice direttore. Numerosi gli allievi che si sono formati sotto la sua attenta e amorevole guida. Ha svolto attività concertistica da solista e in duo e ha diretto cori, orchestre e big band. Fra le sue opere maggiori, Sicilian Songs, composto per l'orchestra di fiati del Conservatorio di Messina, e il poema sinfonico Alexander Magnus, dedicato alla figura del grande condottiero macedone. Ultimo brano in programma, Alba di un nuovo giorno, del maestro Carmelo Chillemi. Scritto appositamente per l'Orchestra da Camera di Messina, Alba di un nuovo giorno si propone come un motivo di speranza dopo le tragedie che da sempre si abbattono sul genere umano. Il terremoto del 28 dicembre del 1908, che colpì l'area dello stretto e che distrusse Messina, è solo una delle tante. Oggi noi stiamo vivendo una tragedia globale che da quasi un anno ha stravolto e cambiato le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri affetti. Tuttavia, l'uomo, dopo ogni caduta, ha sempre saputo reagire e riprendere in mano la propria vita. L'arte, in tutte le sue forme, ha il dovere di dare un contributo. Così, il brano del maestro Chillemi è un invito ad una intima rinascita sugli accadimenti dell'umana esistenza, la speranza in un'alba nuova di un nuovo giorno, in quella luce che possa spazzare via le tenebre e ridare colore e vita ad ogni cosa. Per esaltare ciò, l'autore ha scelto di utilizzare slanci melodici e armonie cangianti in una forma libera, semplice ed equilibrata, di derivazione romantica vista in chiave moderna. Thank you.
Siamo giunti al termine di questo concerto e naturalmente quello che rivolgiamo a tutti i professori d'orchestra è il nostro abbraccio virtuale ma corale. Un ringraziamento particolare a tutti e a ciascuno di loro. A Nantero Arena, Viola Adamova, Luisa Grasso, Sergio Chinigò e Monica Dell'Acqua, primi violini. Josef Arena, Cettina De Benedetto, Francesco Tusa e Mara Mangiò, secondi violini. Rosanna Pianotti e Iana Jankovic, alle viole. Barbara Visali e Mirko Raffone, al violoncello. Giulio Di Fiore al contrabbasso e Maria Assunta Munafò al clavicembalo. Un grazie speciale al direttore Marco Alibrando e alla professoressa Giusila Fauci che ha curato la guida all'ascolto. Ancora il nostro grazie va al regista Valerio Vella che ha reso possibile la trasmissione di questo evento facendone cogliere ogni sfumatura di suono e colore. E con lui ringraziamo Giorgio Rudilosso, tecnico video, Renzo Di Chio e Thanos Liosis al disegno luci ed emissione audio. Un grazie speciale va al presidente e al direttore artistico dell'Associazione Orchestra da Camera di Messina, Giuseppe Arena e Mario Sarica, generosi interpreti dei bisogni culturali della città. E con loro il ricordo grato alla compianta Teresa Salvato, anima della grande famiglia dell'Orchestra da Camera e insigne pianista. Ultimo, ma non ultimo, il grazie collettivo al parroco della chiesa Santa Maria dell'Arco, Monsignor Letterio Gulletta, da sempre attento portavoce del messaggio evangelico, che ha accolto questo concerto con grande entusiasmo. A voi tutti buona serata e auguri per il nuovo anno.